Sarà un'edizione che rimarrà ben impressa nelle menti e nei cuori di tanti. Passaggi Festival non finisce di stupire e svela altre novità che renderanno unico il decennale. Già dai numeri si comprende la grande offerta culturale della manifestazione, che torna per 9 giornate con oltre 150 eventi, più di 200 autori e relatori, 17 rassegne librarie suddivise per generi, ma anche 5 mostre e 17 laboratori per bambini. Il tutto in 12 sedi tra Centro Storico e Lungomare. Si parte sabato da San Costanzo, primo comune in cui si allarga la kermesse. Direttore, ha detto un programma che è proprio cambiato in modo strutturale rispetto agli anni precedenti. Quali sono le novità più importanti? Sì, è cambiato perché abbiamo deciso innanzitutto di affrontare anche la narrativa italiana, quindi alla non fiction, che a Fano è preponderante insieme alla narrativa straniera e alla poesia. Abbiamo aperto la rassegna di San Costanzo sabato 18 e domenica 19 giugno, che sarà proprio dedicata alla narrativa, con 4 autrici donne. Poi si torna a Fano, ma anche qui ci sono delle novità importanti, cioè proprio dei cambiamenti, perché abbiamo deciso di aprire la sede del Chiostro delle Benedettine, che avrà tra l'altro il numero più alto di eventi, di presentazioni librarie, con delle rassegne molto specialistiche: filosofia, arte, scienze, tecnologie digitali. Dicevo che in quella di filosofia, ad esempio, abbiamo 3 o 4 tra i maggiori filosofi italiani: Roberto Casati, Maurizio Ferraris, Armando Massarenti. Quindi voglio dire, sono rassegne molto importanti e anche, devo dire, di un livello, come dire, per lettori curiosi, attenti, colti. E vediamo come va, insomma, vediamo come va. E poi i libri in mostra. Sì, c'è anche questa novità, cioè noi abbiamo una mostra al Sant'Arcangelo fatta di libri, di autografi, di lettere. Perché? Perché è una mostra che ci arriva direttamente dalla biblioteca della famiglia Contu. Il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, eredita una biblioteca sterminata dal nonno Raffaele Contu, scoperto delle cose straordinarie, tra cui una stesura poetica inedita di Giuseppe Ungaretti, oltre a materiale inedito di Corrado Alvaro, Paul Valéry e altri. E noi porteremo al Sant'Arcangelo, con ingresso gratuito, in mostra questi pezzi letterari. Davvero una novità importante, non per Fano, ma per l'Italia intera. Un festival di spessore riconosciuto non solo dal comune di Fano, che ha rinnovato sostanzioso contributo, ma anche dalla regione Marche, che per la prima volta ha confermato 90.000 euro, in particolare grazie alla vicepresidente della commissione cultura Marta Ruggeri, che ha seguito l'intero iter amministrativo. C'è stato un gioco di squadra senza divisioni politiche, ha sottolineato il presidente di Passaggi Cesare Carnaroli, che ha ribadito la necessità di consolidare l'evento sul piano finanziario, non solo per poter programmare in modo idoneo il festival, ma anche per riuscire a dare una continuità lavorativa ai tanti giovani impegnati nella manifestazione. Intanto fervono gli ultimi preparativi per avviare la 10ª edizione. Dunque, sindaco, San Costanzo è in fermento. A San Costanzo siamo prontissimi ed emozionatissimi ad ospitare sabato 18 e domenica 19 Andrea De Logu, Veronica Pivetti, Iva Zanicchi e Catena Fiorello. Non potevamo chiedere di meglio, 4 donne eccezionali, 4 autrici eccezionali che presenteranno il loro romanzo in piazza San Pio da Pietrelcina all'interno delle mura castellane. Quindi anche una bellissima cornice nuova che presenteremo a tutti quelli che vorranno venire a San Costanzo sabato e domenica. Poi da lunedì 20 a domenica 26 giugno Passaggi torna a Fano. Altre novità riguardano gli autori in calendario, a cominciare dalla conferma di Gaetano Pecoraro, inviato del programma Le Iene, che nell'ambito della rassegna Fuori Passaggi presenterà il suo libro Nella cornice del Pincio. Da registrare l'assenza di Antonio Caprarica, che per problemi personali ha annullato tutte le presentazioni librarie del periodo. Al suo posto ci sarà Filippo Ceccarelli, nota firma di Repubblica. Sempre martedì in piazza centrale il premio giornalistico Andrea Barbato, che sarà conferito direttamente sul campo. Lorenzo Cremonesi, infatti, si collegherà dal Donbass. Passaggi Festival ormai è la città di Fano e ha raggiunto risultati straordinari che magari, se si ritorna al primo anno, nessuno se lo sarebbe aspettato così in fretta e così travolgente. E grande soddisfazione, e lasciatemi dire anche soddisfazione personale, perché da sindaco ho accompagnato questa crescita, ma il grande merito ovviamente al direttore Giovanni Belfiore, a tutta l'organizzazione. Fano in questi 9 giorni è una vetrina nazionale e soprattutto sta attirando tantissime persone, quindi grande evento, grande bella iniziativa che ci porta anche orgoglio e tanti benefici. Assessore, si sta già muovendo qualcosa dal punto di vista turistico?
Ma assolutamente sì, innanzitutto sono già circa un mese che Passaggi insomma esce su tutti i quotidiani nazionali con una grande promozione, sono tanti i contatti che stanno arrivando alla nostra città, diverse le prenotazioni, abbiamo praticamente già gli hotel pieni per quella settimana e quindi direi un bel compleanno di Passaggi grazie a un team veramente favoloso, una città intera che sta lavorando per ottenere un grande risultato su una manifestazione che ci caratterizza tantissimo.